Buongiorno, stamattina faccia devastata, ciuffo devastato, tutto devastato, quindi non fate caso a nulla, occhiaie da paura, ma guardate che solchi, è una cosa incredibile e ho mangiato come una fogna, ma una fogna vera, avevo una fame pazzesca, in realtà già stanotte avevo fame. Però ho detto vabbè, mi trattengo perché non, per una sera che non avevo acidità di stomaco volevo evitare che mi venisse nella notte, quindi non ho mangiato stanotte, avevo proprio i morsi della fame e mi sono rifatta stamattina con 3 tazze di cereali, vabbè, lasciamo perdere, là c'è ancora tutto e niente, Federico non aveva ancora fame quindi farà colazione dopo con Riccardo. E io adesso mi vado a restaurare perché cioè sono devastata da stanottata. Per una volta che non avevo l'acidità c'era Riccardo che parlava da solo di continuo, mi chiamava, parlava da solo, ho detto per una sera che stavo bene. Vabbè, disperazione. Comunque vado a darmi una sistemata perché così non si può stare. Mi sono data una sorta di sistemata, ho fatto una coda, anche perché ho lavato i capelli l'altro ieri, non li ho stirati e quindi ormai stirarli dopo 2 giorni non è che mi sconfinferi più di tanto e quindi penso che li laverò stasera e poi li ristirerò e non temete, non ho messo il rossetto per stare in casa, è semplicemente il Baby Lips, quello, il burro cacao colorato. Che mi dà un po' di tono perché sembra un cadavere stamattina. In tantissime mi avete scritto che sto molto bene con la coda, io vi ringrazio da morire ma io mi detesto con la coda, non lo so perché, una sorta di rifiuto, forse anche perché questa orecchia è lievemente a sventola e quindi con la coda vedete si nota molto di più e quindi ho magari questa sorta di rifiuto del capello legato, probabilmente non avessi questa cosa qui lo farei tranquillamente, però vabbè, vi ringrazio, comunque siete sempre dolcissime. Io mi sento un pochino più umana, non ho messo nulla di che, ho fatto solo la base e un po' di mascara e le sopracciglia le ho aggiustate un pochino perché ultimamente hanno una forma tremenda da sole, quindi hanno bisogno di un supporto. Oggi pulizie di casa, anche se sono sincera ho una voglia, ragazze, di prendere e uscire, ma proprio uscire, prendere un treno, andare via, farmi un giro, ma non si può, sono a termine gravidanza, dove devo andare? Però mi manca tanto uscire, andare, fare qualcosa di diverso. Invece mi rendo conto già solo quando sto in piedi che ho la circolazione, che mi formicolano le gambe, queste cose qua, quindi mi scordo di tutti i sogni che ho appena elencato. Comunque, voglio di mettermi anche uno smalto e non so quale metto. Penso andrò su questo qui chiaro, anche se anche questo è carino. Ma sì, osiamo, vado su questo qua, anche perché lo stendo meglio, sono sincera, come stesura rispetto a questo qua della Bella Oggi, che rimane un po' più denso. Questo qua è coprente ma è più liquido, più sottile, quindi si stende molto meglio secondo me, nonostante sia comunque un gel effect, quindi tanta roba. Vado, poi dopo faremo un po' di pulizia, insomma oggi sarà un vlog semplice, come sempre d'altronde, un vlog casalingo, come sempre d'altronde, però ragazzi questo periodo è così, mancano circa 2 settimane alla nascita di Alessandro, quindi non possono che essere vlog casalinghi per il momento. Vabbè, a dopo. Qui avevamo detto che ci mettevamo... I pastelli, no? Solo i pastelli, quindi tutti i pennarelli. Sì, hai scelto questo per i pennarelli? Tra l'altro ne hai anche un altro che è là sopra, che è già strapieno. Dobbiamo poi fare un controllo pennarelli su un foglio, vedere quelli che funzionano ancora e quelli che sono da buttare.
No, vieni qua, lo fai tu, mica lo devo fare io, signorino. Dai. Allora, hai capito? Qua tutti i pastelli. Sì, guarda qua. Vabbè, questo lo controlliamo dopo, mettilo lì sotto. Qua tutti i pastelli, quindi togli tutti i pennarelli. Anzi, sai cosa puoi fare? Prendi già un bel foglietto usato di questi, che tanto sono pasticciati. Questo, che tanto non è niente che ci serve. Trovi un pennarellino, lo apri, vedi, funziona. Ok, lo tengo. Funziona? Sì, lo tengo. Questo funziona? Non più, vedi che è mezzo scarico, lo buttiamo. Butta. Capito? Questo anche. Devi vedere che faccia così. Se vedi che già scrive così, si butta, basta. Perché sei pieno, strapieno di pennarelli. No, quello lì è scarico. Allora si butta. Qua, va bene? No, là è dove qui. Tengo. E poi quelli che funzionano te li metti nel portapenne. Quelli che si buttano me lo dici che ti porto un bel cestino. Questo funziona, guarda come scrive bene. Allora, là c'è già la bacinella pronta, ebbene sì, è quella del parto, perché la mia amica che ha partorito da pochissimo mi ha detto che non serve in realtà la bacinella, quindi la sto utilizzando per le pulizie di casa e mi ci trovo da Dio, quindi se la trovate prendetela, perché anche solo per pulire i mobili con il detergente è a una misura proprio top. E con Riccardo, prima che andasse via, abbiamo fatto un po' di sistemazione delle ante, dopo magari vi mostro qualcosina. La batteria della telecamera mi sta anche quasi abbandonando e adesso volevo sistemare questo gran casino. In realtà non è tanto incasinato, però non lo so, non mi entusiasma, e visto che siamo in fase pulizia degli sportelli, diciamo che, come vi ho detto, sono in una fase in cui ho voglia di vedere tutto in ordine, anche per l'arrivo poi di Alessandra, voglio che sia già tutto a posto. Quindi volevo svuotare tutto, pulire bene, disinfettare e poi rimettere come dico io. Quindi insomma farò un po' di ordine, vediamo cosa ne esce. Thank you.
guardato anche il ripiano sopra dove c'erano questi accessori, la bilancia, lo sbattitore elettrico e delle cosine, insomma, che non hanno un senso, diciamo. Quindi voglio riorganizzare anche il piano sopra e intanto puliamo sgrassatore e poi sciacquo con l'acqua. Vi prego, mi ricordate perché ho avuto l'idea di sistemare le antenne della cucina? Perché l'ho persa di vista strada facendo, mi sono venute due caviglie che sono due zamponi direttamente. Comunque sono abbastanza soddisfatta, adesso vi mostro quello che ho fatto, però sono molto soddisfatta, adesso vi faccio vedere. Allora, la situazione è questa, nel senso che ho messo tutto proprio in ordine, anche per sezione, quindi oli, sughi, scatolame, qua c'è i vari disinfettanti a mucchina e bicarbonato, qua la salsina sushi, dietro tutte le spezzette il sale fine. E poi sopra invece, questo qua è un contenitore bellissimo della Tescoma che mi aveva regalato mia mamma per portare in giro le prime pappine. L'ho usato pochissimo per Federico, ma intendo utilizzarlo intorno poi ai primi svezzamenti della piccola, quindi l'ho tenuto qui già lavato tutto. Questo è un portamerenda che ho trovato, che non trovavo più, di topolino, molto molto carino, e visto che adesso in prima elementare deve portarsi sempre la merenda, lo utilizzerò. Questo è il mixer per tritare del set preso da Lidl, con mixer a immersione, poi dietro c'è la frusta e appunto questo. Questa qui è la signora arrabbiata che mi serve per disinfettare il microonde con acqua e aceto, è fatto apposta ed è una figata pazzesca, esce il vapore da qui e vi scrosta il mondo, quindi è fantastico. Lì c'è la bilancia di Casanova a forma di mela e basta. Poi dietro ho messo il set sushi, che per il momento usiamo pochissimo, e il set di coltelli di Casanova. E poi, aiuto, lassù ho messo delle caffettiere, delle moka che avevo in più, il passa pomodoro per fare il pomodoro in casa, la caraffa, e poi lì c'è tutte borracce, termos, cose del genere. Sono super super soddisfatta. Poi avevo questi barattoli, questi quattro barattoli inutilizzati, ho deciso di lavarli, pulirli bene, disinfettarli e utilizzarli per riso, che comunque facciamo molto spesso, risotto, riso, eccetera, anche per le minestre. Il sale grosso, che mi sarebbe comodissimo da avere a portata sempre di mano, da fare una manciata per quando faccio la pasta. E la farina. Ho deciso di utilizzarli per questo, volevo utilizzarli per la pasta, ma non mi fa impazzire l'idea di mettere la pasta nei barattoli, quindi per il momento ho deciso di fare così. E poi qua ho messo in questo barattolo, anche qui tutto lavato e disinfettato, il pan grattato, anche questo per, insomma, avere tutto un po' più ordinato. Poi ho trovato questo come si chiama? Salvapentola? Salvatavolo direi, più che altro, però insomma questa farfalla che non ricordo dove arrivi, forse dalla Barilla l'avevo presa, era insieme a qualcosa, e serve appunto per mettere la pentola calda o qualcos'altro di caldo da mettere in tavola, e mi piace molto, quindi adesso lì trovo un posticino. E poi ho tenuto questa scatola dei biscotti perché vorrei farmi un piccolo set del cucito, non avendo tante cose per cucire. Ho pensato di tenerla da parte e piano piano accumulare delle cosine di cucito, insomma, per rattoppare, niente di che. Salto temporale, mi sono sdraiata sul divano a riposare un momento perché avevo le caviglie gonfie e mi sono addormentata mentre Fede faceva il riposino, quindi proprio mi ha svegliata lui praticamente. E niente, adesso stiamo facendo merenda e poi gli spiego i compiti, così lui intanto se li inizia e io finisco di proprio sistemare due cosine in cucina perché non ce la faccio più.
e giusto per poterla utilizzare per preparare la cena stasera. E basta, direi che per oggi ho dato. Poi vabbè, finirò giusto di spolverare un po' i comodini, il comò in camera da letto, ma il resto è tutto fatto, quindi mi posso anche fermare. Niente, vado a far merenda che ho fame e ci vediamo tra poco. Ragazze, posso dire di aver finito. Sono completamente distrutta, ma soddisfatta, come vi dicevo già prima, ma ora ancora di più, perché tutto veramente a posto, non c'è più nulla. Quel pupazzetto lì me l'ha dato Federico per darmi un po' di supporto, perché mi ha vista realmente stremata, e quindi questo è il mio punto di forza. E ho sistemato anche il cassettone della pasta e del pane. Adesso poi lunedì dovremmo fare anche un po' di spesa, martedì. Però io vi dico solo che questo cassetto era completamente pieno, ma pieno di cose inutili, tipo pacchettini ridotti a tanto così di pastina, c'erano anche 2 o 3 prodotti che erano scaduti. Insomma, ho sistemato tutto, sono troppo contenta. I pacchi nuovi li ho messi là dietro e di qua. Qua al centro ho messo la pasta già aperta, pan grattato, polenta, semolino. L'unico pane rimasto in casa, ovvero un pacchettino di cracker. Domani scenderò, anzi domani no perché domenica, domani siamo senza pane. Vabbè, qua ho messo appunto, qua vi ho già detto, qua vi ho già fatto vedere. Insomma, il resto lo sapete, adesso li ho lavato 2 o 3 cosine. Sono veramente soddisfatta. Qua c'è ancora l'aspirapolvere, perché ovviamente il cassetto della pasta e del pane ho dovuto dargli una aspirata e una lavata, perché non vi dico. E poi ho fatto questa modifica ai comodini, perché in realtà l'ho fatta anche a quello di Riccardo, ovviamente. Ho messo questa tovaglietta che è dell'IKEA in realtà, però non lo so, la trovo molto carina anche così. Diciamo che riprende tantissimo anche la cornice e quindi non lo so, mi ispirava parecchio e ho voluto provare, insomma, così per cambiare un po'. Riprende anche la candela dorata, insomma, direi che ci può star bene, voi che dite? Allora ragazzi, ho cenato e è arrivato poi Riccardo, quindi gli ho fatto vedere tutti i lavoretti e voleva uccidermi praticamente, però dettagli. No vabbè, era comunque contentissimo, mi ha detto che ho fatto un lavoro stupendo, veramente ho fatto tantissime cose oggi, tra l'altro ho fatto fare anche i compitini a Fede, quindi posso ritenermi proprio soddisfatta della mia giornata. E vi dico già che domani non farò assolutamente nulla, domani all'ozio più totale, perché tanto la casa l'ho pulita tutta, passo giusto l'aspirapolvere e laverò per terra, perché quello lo faccio tutti i giorni, non ne salto uno, perché avendo comunque un animale in casa pulisco, però basta. Gioco con mio figlio, anche perché i compiti li ha finiti tutti, è stato bravissimo, quindi domani giocherò tutto il giorno con lui e mi riposo, perché sono proprio, oggi ho esagerato su tutta la linea. Comunque mi strucco quel poco che mi ero appunto messa stamattina per sembrare decente. Tra l'altro volevo ringraziare intanto tutte che tempo fa mi avevate consigliato un sacco di lip balm, comunque burro cacao curativo o meno curativo, comunque per idratare le labbra, perché come vi dicevo la sera ho questo problema che di notte tendo a respirare con la bocca, perché ho sempre un po' questo affanno e mi si sono seccate tutte le labbra. E Riccardo mi ha preso questo qui alla fine di Bottega Verde, ve lo faccio vedere perché mi sto trovando da Dio. Io ve lo straconsiglio se avete se avete il mio stesso problema, cioè labbra secche, screpolate, pellicine. Questo qua in una sola notte, il giorno dopo già ho le labbra sistemate praticamente, ed è di Bottega Verde Karité d'Africa Stick Labbra al Karité. Quindi è fatta così la confezione,
Era in offerta, mi pare mi abbia detto 3,99 € anziché 9,99 ed è super. Adesso mi strucco e poi lo metto sempre prima di andare a dormire. Sì, ho la faccia devastata, ho ficcato una moletta alla buona giusto per non avere i capelli davanti alla faccia mentre mi trucco. Alla fine ho fatto talmente tanti lavori che lo smalto se n'è praticamente quasi andato, però vabbè. Domani poi me lo rimetterò. E cos'altro volevo raccontarvi? Mi ricordo più. Tra l'altro sto finendo l'acqua micellare e vorrei provare quella della Nivea, la linea Nivea che pubblicizza Clio e Clio Makeup. Sono curiosa, mi ispira, a vederla mi ispira molto. Poi io in generale amo la linea Nivea, mi piacciono tutti i loro profumi, le loro creme, mi piace un sacco. E niente, quindi questo è quanto. È stata una giornatona, non so che vlog sia venuto fuori, penso un bel vlog nel senso bello, bello lungo. Perché comunque tutte le pulizie che ho fatto, oddio, non ho filmato tutto tutto, ragazze, perché già così mi ci ho messo una giornata. Tante cose non le ho filmate, tipo la pulizia del comò, dei comodini, ma alla fine sono un po' sempre le stesse cose. Io passo a volte il tubo dell'aspirapolvere che ho la fortuna di avere con la spazzolina e senza spazzolina, quindi posso anche togliere il grosso dai mobili e poi io li vado a lavare cioè li detergo e poi li sciacquo. Quindi, soprattutto adesso che sono un po' faticata, a volte faccio così, soprattutto anche quando, come ora, ho finito i panni levapolvere, perché. E poi vabbè, dopo, se ce l'ho ma l'ho finito, spruzzo anche il mangiapolvere dell'emulsio, però l'ho finito. Sono devastata. Ho fatto anche la doccia prima, bella calda, perché mi è venuto un crampo al piede. È stata veramente una pacchia avere questo crampo al piede per concludere la giornata. Però vabbè, teniamo duro. Poi oggi ho veramente esagerato, quindi non potevo di certo aspettarmi niente di buono, insomma. Sono contenta perché lunedì mi dovrei anche lavare i denti prima, quindi mi lavo un attimo i denti. Sono contenta perché lunedì festeggeremo il compleanno di mio papà. E praticamente il mio regalo sarà organizzargli il compleanno, quindi farò la torta. Adesso sono indecisa se farla o se comprarla. Sono più tentata del farla, mi dà più soddisfazione. Farò la torta, farò i salatini, patatine, insomma, e bibite, insomma, solite cosine da compleanno. Lavo un attimo i denti. E quindi vi dicevo. Cosa vi dicevo? Burro cacao è buonissimo, anche il profumo mi piace proprio tanto tanto. Ne metto quintali perché così mi dura fino al giorno dopo, fino a domani mattina. E adesso posso anche buttare la scatolina, l'ho tenuta giusto per farvi vedere il prodotto perché mi sto trovando veramente molto molto bene. E quindi volevo, insomma, magari poteva esservi utile. Io direi che vi posso salutare qua con la mia faccia devastata. Domani mi lavo anche i capelli in previsione del lunedì e del compleanno di papà. Vi do la buonanotte, spero che il video vi abbia tenuto compagnia. Ci vediamo alla prossima. Ciao!